Partendo dalla giornata della memoria, dalla giornata del ricordo, i ragazzi hanno attualizzato questi sentimenti parlando anche degli accadimenti attuali della guerra in Ucraina. Così concluso con una cerimonia nel salone d'onore della prefettura di Arezzo Memento il progetto di cittadinanza attiva per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Aretino promosso dalla provincia di Arezzo. Il progetto è stato pensato per creare momenti di riflessione, produzione e diffusione lungo l'asse delle ricorrenze civiche offerte dal calendario della cittadinanza attiva della Repubblica Italiana. È dal 2009 che non veniva organizzato un evento di questa portata, con questa presenza cospicua di persone, prima perché c'è stata la crisi economica, poi c'è stato il depotenziamento delle province e poi la pandemia, quindi oggi è veramente un momento importante questo, un momento istituzionalmente forte che interpella tutte le istituzioni e tutti gli enti, anche locali, quindi in primis la provincia, sull'importanza della educazione civica e della cittadinanza attiva. A 10 scuole secondarie è stato richiesto di produrre il video di un reading teatrale su brani a tema legati alla Shoah e alle foibe. Dal 24 febbraio in poi lo scoppio della guerra in Ucraina ha delineato anche una nuova emergenza educativa, da qui l'invito agli studenti e alle studentesse ad una riflessione mirata anche sui gravi avvenimenti odierni. È un progetto interessante, certo può essere ripetuto, magari anche copiato. Non c'è l'accusa di plagio, è buono e quindi può essere ripetuto intanto a partire dalle scuole toscane.